comprendo il silenzio, forse anche di imbarazzo, nonostante vi veda molto uniti dopo una batosta elettorale che francamente io probabilmente da sindaco avrei dato le dimissioni. Bagar in consiglio comunale a Isernia non usa mezzi termini. Linda Dall'Olio, eletta con Forza Italia, durante un intervento l'analisi politica della consigliera sui risultati delle elezioni regionali parla di batosta per il PD e il Movimento 5 Stelle, l'alleanza di centrosinistra che amministra il comune e che si è presentata unita anche alle votazioni del 25 e 26 giugno. Dall'Olio ha invitato il sindaco a dimettersi. Si tratta di provocazioni che si fanno all'indirizzo di un'amministrazione che ignora di essere stata eletta per un semplice inciampo elettorale che non va più ripetuto e che bisogna al più presto risolvere, un'amministrazione che continua ad essere arrogante, presuntuosa, completamente ferma su qualunque tipo di iniziativa e di programmazione e che nonostante questa evidente batosta continua come se nulla fosse a pensare di governare questa città senza di fatto operare neanche nel minimo indispensabile, il minimo sindacale. Hanno avuto due assessori candidati, già di per sé la candidatura di un assessore è sempre da evitare perché chi svolge un ruolo esecutivo dovrebbe dedicarsi a quello e da un anno e mezzo insediata un'amministrazione del genere a tutto dovrebbe pensare tranne che a fare la scalata alle poltrone regionali. Hanno avuto una batosta anche sui consensi personali. Un inciampo elettorale, dice Dall'Olio riferendosi all'attuale amministrazione di Isernia. Ma loro a Isernia hanno vinto, non ci dimentichiamo, perché il centrodestra andò spaccato, perché qualora il centrodestra fosse stato unito come ha fatto in occasione di queste regionali non ci sarebbe stata proprio partita, avremmo vinto noi e loro non sarebbero mai riusciti, perciò parlo di inciampo elettorale. La consigliera sottolinea un dato fra tutti relativo alle regionali: a Isernia l'intera lista del Partito Democratico ha ottenuto meno voti di un singolo candidato nella coalizione di centrodestra, in riferimento a Roberto Di Baggio. Il PD, forza trainante. Si attenga all'argomento, per favore. Di questa maggioranza ha preso meno di quello che ha preso un nostro solo candidato di centrodestra. Leggete i numeri. Si attenga all'argomento, per favore. Avete due assessori che si sono voluti candidare per forza anziché pensare a fare gli assessori in questo comune. Non state facendo niente per Devo questo Devo interrompere? Comune. Niente. I numeri vanno letti. D'altra parte, se no, dobbiamo legittimare l'autorità del tessuto elettorale. Dobbiamo capire cosa ci vuole dire l'elettorato.